Ciao a tutti, oggi vi propongo un video dove vi mostro i prodotti che utilizzo per il mio trucco giornaliero o comunque per il trucco che realizzo quando sono di fretta o quando ho poco tempo. Allora, parto dalla base, solitamente uso o direttamente una BB cream o il fondotinta compatto. Oggi utilizzo questo qui della Deborah perché sta quasi per terminare. Lo applico. Tinta che mi avete già visto utilizzare se avete visto gli altri video precedenti. Comunque mi piace perché è leggero, quasi come una BB cream, non ha un'alta copertura, infatti i brufoletti non li copre, però a me non interessa, ecco. E mi piace anche perché ha un SPF 15 che non fa mai male. Al correttore. Allora, qui dipende il tempo che ho. Se ho abbastanza tempo, applico nel correttore più aranciato, sempre quello della Bobbi Brown e poi quello illuminante. Se ho poco tempo, vado solo di correttore illuminante. E adesso sto utilizzando questo qui della MAC che mi ha consigliato Cinzia Di Mauro e mi sto trovando abbastanza bene. È proprio liquido e acquoso, però devo dire che anche senza un correttore aranciato al di sotto copre abbastanza. Vado subito a fissarlo con una cipria, utilizzo una cipria in polvere libera, la prelevo con questo pennellino qua. Fisso la mia base con questa cipria della Kiko che è vecchia e non finisce mai. L'ho ripescata e sto cercando di terminarla, è quella leggermente colorata che dovrebbe andare ad uniformare, a togliere i rossori. Non so se toglie i rossori, comunque vabbè, a me piace perché è leggera, non fa spessore. Finisco la base utilizzando questa palettina di Becca che poi utilizzerò anche negli occhi, vi faccio vedere poi dopo. All'interno del quale troviamo una terra, un blush e due illuminanti, uno più scuro e un po' più chiaro. Vado con la terra. Prelevo un po' di blush con questo pennello della Real Techniques. Questi pennelli mi piacciono molto perché comunque nonostante il fatto siano con setole sintetiche, sono molto morbidi sul viso, sono una coccola. Queste polveri di Becca sono molto sottili e hanno una durata pazzesca sul viso, cioè a me durano tutto il giorno e mi capita comunque raramente con i blush perché tendo a toccarmi o mi toccano il viso. Comunque sono molto buoni. Anche il blush sembra un colore super forte, sparaflesciato, però in realtà poi una volta che si va a sfumare risulta molto naturale. Applico proprio leggerissimamente un filino di illuminante, questo qui, per dare un po' di luminosità. Utilizzo questo pennellone a ventaglio di Wish, pagato 1 euro, e mi dà un effetto più soft rispetto agli altri pennelli. E risumo. Passo agli occhi. Allora, anche qui dipende il tempo che ho a disposizione. Se ho poco tempo, vado di correttore anche sulla palpebra che mi servirà poi come base. Se ho un po' più di tempo, utilizzo sempre una base che mi vada a rendere la palpebra omogenea e per ora sto utilizzando il soft ochre della MAC che sto cercando di terminare. Vado velocemente ad aggiustare le sopracciglia e utilizzo un prodotto che ho acquistato da poco, questo qui di Nabla, è il Brow Pot nella colorazione Venus. Sto aspettando la colorazione più rossiccia perché avevo cambiato colore di capelli, quindi cercherò di compensare con un ombretto come mi ha consigliato Cinzia. Non avevo mai provato questo tipo di prodotto a parte quello della Essence, però non c'è proprio paragone.
con questa palettina del lato Face vado a prendere chocolate cookie e vado a creare delle sfumature rosse per riprendere un po' il colore dei capelli. Se ho abbastanza tempo vado ad illuminare leggermente sotto l'arcata e a ripulire con questa matitina della Essence, che è una matita casual e bianca che andrebbe nella rima interna dell'occhio, ma io la sto utilizzando in questo modo perché nella rima interna dell'occhio è troppo bianca. Prendo questo pennellino, leggermente piatto, e sfumo. Per gli occhi, come vi dicevo prima, quando sono di fretta non vado a tirar fuori altre palette perché farebbe perdere più tempo, quindi prediligo palettine viso da utilizzare anche sugli occhi. Quindi cosa faccio? Prendo un pennello da sfumatura cicciotto in modo da creare una sfumatura ampia sulla piega dell'occhio e nell'angolo esterno, e che riprenda appunto la terra che ho utilizzato sul viso. Poi con un pennello da sempre da sfumatura ma più piccolino, questo qui è quello della Real Techniques, vado a prelevare un po' di due illuminanti, li miscelo e li vado ad applicare leggermente sulla palpebra mobile, senza essere troppo precisa, anche perché sono colori chiari, quindi anche se non siete precise si vede poco. Quello che rimane lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Dopo aver applicato il colore e l'illuminante sulla palpebra, risfumo ancora leggermente, se ho tempo, se no lascio così. Prendo un pennellino un po' più piccolo e riprendo sempre la terra e la applico sotto. Adesso prendo un pennellino un po' più piatto, vado ad illuminare un po' di più l'angolo interno. Applico il mascara e applico questo qui della Maybelline, che mi piace tantissimo perché è leggero e dà un effetto naturale. È un mascara che potete stratificare, nel senso che se fate poche passate otterrete un effetto comunque abbastanza naturale, se invece fate più passate otterrete un effetto un po' più strong, un po' più di volume e anche di lunghezza. Ok, mascara applicato, sulle labbra invece metto questo balsamo colorato della Essence, la colorazione lo 08. Sono molto idratanti, sono dei prodotti davvero validi anche per il prezzo che hanno, io non me l'aspettavo. Sono confortevoli sulle labbra e poi una volta che si vanno ad asciugare ho visto che tendono leggermente a lasciare una leggerissima tinta sulle labbra, quindi ottimo, lo applico e poi torno. Bene, ho applicato il balsamo della Essence e insieme al balsamo ho aggiunto anche un po' di gloss della Defa. Ecco, questo è allora il trucco che faccio solitamente quando sono un po' più di fretta per essere anche un po' comunque sistemata. Può essere un'idea per chi magari ha poco tempo la mattina, per chi è mamma e per chi non ha voglia di stare troppo tempo a truccarsi, a prepararsi. E basta, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa essere stato utile o di spunto, e se vi va ci vediamo alla prossima, ciao!